Allora, dalla voce bellissima di Clara Italiano, questo è un recital di tutte le poesie, di tutti i temi, di una parte, toccati. Speriamo che vi piaccia perché è veramente una cosa interessante e bello sentire tutto questo scorrere poetico da una voce così giovane e fresca. Bene. Grazie. Gran essenza è la poesia. Gran essenza è la poesia, le emozioni, i concetti che racchiude e espande, le sensazioni di pace e benessere, anche se esprime sentimenti di realtà fragili, dolorose. Il magico sapore delle intuizioni, lo stimolo a raggiungere una meta di pensiero maestosa e sublime nei contesti d'approccio, nei contorni minuti. Così, nell'istante della mestizia, del precario intorno, ove la percezione di finire è forte, come quella di rifiutare la resa, il tempo è finito per ognuno, è come se fosse infinito nei momenti del giorno. Ogni uomo è finito, persevera però come se il tempo si fosse favorevole. Mai ostile, tiranno, avido nei suoi giorni, agisce come se egli stesso giocasse con l'infinito, un gioco sottile, a tratti perverso, infine mortale, ove più muore chi è conscio di lasciar poca cosa dietro di sé. Questa poesia è di Mario Castelnuovo, Gabriele Kerli, Emanuele Cortellezzi, Chiara Migliozzo, Mauro Montechiesi e Daniele Baranini. La barca. Le tenere parole non si fermano, scorrono lievi come il sangue nelle vene azzurre. Onde che si frangono sulla chiglia candida e sull'anima in un giorno di giugno diventano. Placa la barca, la tempesta che ci divise. I legami creati sono ormai intrecciati, nodi di giunco in una culla. Insieme si vada nel dedalo ansimante d'affanni. Armonia giunge da oriente quando l'alba dipinge di viola le nuvole. Ali di colomba recano pace. Le mani si cercano iridescenti, conchiglie si schiudono sulla perla del nostro segreto. Di Ornella Fiorentini. Tratto da Il viaggio. Anche quella fatidica mattina, Elizabeth giunge trafelata ed in lieve ritardo alla fermata della metropolitana di Queensway. Poi i consueti gesti meccanici e rassicuranti dell'Oyster Card sui controlli magnetici dei tornelli, del seguire come un automa il flusso dei pendolari che si accalcavano in direzione della Central Line, nel diligersi spedito in direzione di Epping, nel ricevere speranzoso e vano un posto a sedere per evitare che la calca la travolga. Le parole «Mind the gap, please» risuonano nella sua mente ancora semiassonnata, ma mentre le fermate si susseguivano, lei si sorprendeva come sempre a soffermarsi incuriosita sulla varia umanità londinese. E non che si perdeva affannosa nei chilometri e chilometri di budella ferrate della sua città, un reticolo contorno ed inarticolato scandito da nomi delle tante stazioni: Lancaster Gate, Middle Arch, Bond Street, Oxford Circus, Tottenham Court Road, Holborn, Chancery Lane, St. Paul. Ci siamo, pensò. Una folata di pioggia sottile ma persistente la accolse all'uscita di Bank. Si impose di percorrere le poche centinaia di metri che la separavano dal suo ufficio nel più breve tempo possibile.
il tailleur nero, comprato solo il giorno prima, che si inzuppava pericolosamente e evitò per un pelo che una perdita di equilibrio si trasformasse in una rovinosa caduta ed infilò l'ingresso dell'edificio in cui era diretta, appena in tempo per giungere perfettamente puntuale a destinazione. Giovanna Potenza. Viaggio verso gli ulivi. Ero un migrante che era più volte partito, ingrigito dagli anni e dalla città, ma quando tornavo riconoscevo sempre gli ulivi. Alla prima stazione mettevo la punta del naso fuori dal treno, prima ancora del piede, e scorgevo il sorriso delle antiche foglie. Se ero fortunato, se nella pallida immaginazione che guidava i miei passi un po' stanchi vi era ancora del blues, vi era ancora terra e poesia, allora divenivo tronco, ma non uno qualunque. Piuttosto massiccio, capelli d'argento, olive sparse qua e là, e mi completava questa terra in cui ero nato e partito. Ma ora sono spossati gli ulivi, gialle chiome consuete, rese polvere. Danza la decadenza delle patrie virtù, da una foglia all'altra, dal grembo nelle viscere degli ulivi fanciulli, e il loro pianto d'argento sono raccolti nelle ceste dei suoi migranti, dei suoi contadini, coloro che gli ulivi li hanno toccati, così come hanno toccato la terra. La valigia sulla terra rossa di Giulia Ciccarese. Derive. Chi non conosce il tocco della vipera? Chi non lo riconosce? Se serpeggia nello spavento di certe derive. In pieno possesso delle mie facoltà, doso il sogno d'un antidoto prima che il morso punga. Di Carla Mussi. Tratto da una storia nel contesto della Seconda Guerra Mondiale, lettere all'Albania e dal lager nazista. È con grande dolore che mi accingo a raccontare, anche per conto delle mie sorelle Mariangela, Gabriella e di mio fratello Giacomo, la storia di nostro padre, il maresciallo Alberto Romoli. Ma nello stesso tempo provo un certo orgoglio e un senso doveroso nel trasmettere la memoria di un uomo che ha dato molto alla patria e alla sua sposa adorata, Monica Baldeschi. E attraverso la lettura di tutte le sue lettere dall'Albania, i figli hanno potuto evidenziarne lo spessore umano. Alberto Romoli era il quarto e ultimo figlio di Giacomo Romoli, ingegnere e architetto del genio civile, e di Augusta Melani, colta e raffinata madre, che seppe insieme al marito indirizzare i propri figli all'amore e alla cultura e aiutare la sorella sostenendo gli studi universitari di tre figli di questa, non sottraendo certo l'indispensabile alla propria famiglia. Tuttavia, quando morì, per Alberto, che aveva appena terminato il liceo classico, non ci furono più le risorse affinché potesse conseguire la laurea e fu indirizzato dal tutore alla carriera militare. Passano gli anni ed un giorno Alberto conosce Monica Baldeschi, il cui padre fu proprietario di un cotonificio nella provincia di Pisa. Con diversi operai alle sue dipendenze, si racconta che anche lui fosse un uomo estremamente generoso, tanto da aiutare in maniera efficace qualche suo operaio in difficoltà. Quando si finanziano, il padre di Monica era già morto e la proprietà venduta. Tra i due c'è uno scambio epistolare, poiché Alberto, brigadiere, a conoscenza dello sloveno, viene trasferito in luoghi lontani al confine con la Jugoslavia. Questa storia è di Augusta Romoli. Grazie dell'intermezzo bellissimo di questa attrice, ti si ringrazia tutti perché illustri magistralmente con la tua voce queste bellissime storie e poesie.
Bene,